L'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine e il Comune di Udine hanno promosso nel centro del capoluogo friulano una scommessa molto particolare. Dopo 2 settimane, quanto ghiaccio rimane di un cubo lasciato all'aperto e di uno avvolto in una casa clima oro perfettamente isolata? Molti passanti si sono incuriositi alla scommessa del cubo di ghiaccio e gli abbiamo chiesto quanto ghiaccio sarebbe rimasto dopo 2 settimane. Allora, vediamo le percentuali. Io direi dal 51 al 75. Secondo me resta quasi più di tre quarti. Quindi è 75%, anzi più del 75%. Penso che deve durare del 76 al 99%. Ma per me potrebbe anche essere al 70%. Potrebbe essere dopo 2 settimane al 70%. Ho segnato dal 51 al 75. Ci sarà di mezzo, insomma. Attorno al 70%. Sicurissimo? No, è una scommessa. Speriamo, no, penso che rimanga tutto. Speriamo, sì. Ho segnato a caso, non ho idea. Può darsi, secondo me, anche la metà, come anche magari un po' meno. Ma può darsi che rimanga anche tutto intero, non si sa, bisogna scommettere. Il climatologo Luca Mercalli ha inaugurato assieme al sindaco di Udine, il professor Furio Onsel, e il presidente dell'APE, Loris Mestroni, la scommessa del cubo di ghiaccio con una relazione sui cambiamenti climatici. Ci viene detto che bisogna risparmiare energia e uno deve capire perché lo dobbiamo fare. Sicuramente il clima è un buon motivo, i cambiamenti climatici sono indotti dalla quantità di gas a effetto serra che buttiamo in atmosfera bruciando petrolio, bruciando carbone, consumando male l'elettricità. Dall'altra parte c'è la crisi energetica, un altro secondo buon motivo per mettersi in qualche modo al riparo in un futuro dove l'energia costerà sempre di più o addirittura potrà diventare anche scarsa. Quindi un minimo di motivazione per fare scelte che comunque alla fine convengono anche al portafoglio, e allora perché non farle? Il cubo di ghiaccio è anche una sfida così simpatica, ironica, ma che ha una base fisica molto concreta, perché dimostrerà come le tecnologie che abbiamo oggi possono farci vivere in case confortevoli, non certo più costose di quelle correnti, e dove semmai si sceglie dove mettere i soldi. Invece di metterli in qualcosa di appariscente, si mette in qualcosa di meno appariscente, l'isolamento termico dentro i muri. L'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine e il Comune di Udine danno grande importanza al risparmio energetico nel settore dell'edilizia residenziale, poiché in tale ambito vi è una forte richiesta di energia. Ma credo che il problema del contenimento dei consumi energetici sia un problema da affrontare con molta serietà in tutti i contesti. Proprio per questo bisogna rendere la cittadinanza, tutta la popolazione consapevole e sensibile, soprattutto i giovani, soprattutto le nuove generazioni, che portino questa cultura del fatto che le risorse sono limitate e sono per questo ancora più preziose. Questo esperimento che viene qui presentato proprio al centro di Udine, nella piazza pubblica, dovrebbe proprio portare tutti i cittadini con mano a toccare quelli che possono essere i vantaggi di una edilizia consapevole del risparmio energetico. L'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine ha trasferito per prima in Italia il sistema Casa Clima, adattandolo alle peculiarità climatiche ed ai canoni costruttivi friulani, come ricorda Loris Mestroni, il presidente dell'APE. L'agenzia locale ha il compito proprio di iniziare a diffondere un linguaggio un po' diverso sui temi energetici, sulla sostenibilità energetica, sul risparmio in particolar modo. È chiaro che poi siamo attenti anche alla diffusione delle fonti rinnovabili, ma in questo momento siamo particolarmente attenti e concentrati sul risparmio energetico. È per questo che abbiamo fatto un accordo con Casa Clima e vogliamo insistere su questo argomento, perché esiste uno spazio notevole di aggressione al tema del risparmio. Cioè possiamo veramente ottenere risultati molto molto concreti e anche rapidi risparmiando energia in edilizia, nel civile in particolar modo. Il 12 luglio 2008 si è svolta l'attesa estrazione del cubo di ghiaccio, mentre il primo cubo si era già sciolto molti giorni prima sotto i 28 gradi di temperatura media giornaliera. Dopo aver sollevato il tetto della casa clima oro, è stato estratto il cubo di ghiaccio. L'acqua disciolta all'interno è stata prelevata con una pompa. Il risultato è stato eccezionale, solo 68 litri d'acqua. Il 93,2% del ghiaccio si è mantenuto inalterato, grazie all'ottima efficienza energetica garantita dall'isolamento della casa clima oro.
Abbonamenti al trasporto pubblico locale, una bicicletta e un paio di patini in linea sono stati estratti fra coloro che hanno vinto la scommessa. La conclusione della scommessa del cubo di ghiaccio è stata occasione per promuovere la mobilità sostenibile, altro settore responsabile dei consumi energetici. La scommessa del cubo di ghiaccio è stata realizzata dall'APE e Comune di Udine con il sostegno della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione di Biohouse di Udine per la realizzazione della casa Clima Oro, con la progettazione di CFR Associati di Udine, con il ghiaccio fornito da Bofrost Italia di San Vito al Tagliamento, grazie al supporto logistico della ditta Del Zotto di Udine, con i materiali isolanti forniti da Ecolabio di Gemona del Friuli, la fornitura di Conte Colori per le pitture e le vernici, KLH per le strutture portanti in legno. I premi sono stati messi a disposizione da Sportler e SAF.